mi sentite? Allora, qui volevo aggiungere insomma una cosa collegandomi a quello che ha detto lei, Prof. Nucci, per poi passare la parola insomma a varie domande che possono fare gli studenti. Quello che insomma mi è rimasto è che anche soltanto uno può fare la differenza, quindi nessuno è meno di nessuno, e come abbiamo visto, se quella singola persona fa la differenza in modo negativo, come diciamo è accaduto, perché comunque insomma sappiamo tutti che la guerra, il comando di invasione è arrivata da una singola persona. E quindi diciamo che appunto dare la differenza, se quella persona che ha troppi poteri, quel singolo non viene formato, oppure viene formato in maniera sbagliata, perché comunque varie biografie di Putin raccontano come lui si è cresciuto già con la guerra, lui faceva parte del sistema insomma, di sicurezza segreto, quindi sa, è nato con la guerra e vive con la guerra, perché lo stiamo vedendo. Quindi quello che mi serve dire è non voglio che si pensi che parlandone comunque troppo di questo argomento, come penso voi abbiate già fatto in classe, venga banalizzato, perché comunque non è per niente banale. Come può succedere in Ucraina, può succedere in Italia, però è una cosa, diciamo, almeno io dal mio punto di vista l'ho reputata una cosa assurda. Cioè, che per esempio, non so, le immagini che vedete di palazzi distrutti, delle persone per strada, cioè è brutto da dire, però ho pensato, ma se ci fosse il mio amico, cioè una persona che conosco io, che trovo per strada o comunque casa mia distrutta, quindi insomma, non è per niente una cosa banale. Quindi se avete delle domande abbiamo sia i professori che diciamo possono darci una mano più dal punto di vista politico, insomma, giuridico, e poi abbiamo anche una ragazza, insomma, Angelina, che potrà rispondere a vostre eventuali domande riguardo più all'aspetto anche umano, perché comunque è dei parenti, comunque persone che conosce, che diciamo lo sente in maniera differente da lui. Quindi se avete domande, insomma, non esitate a farle. Certo, questo incontro è stato fatto per questo, per sentire anche quello che pensate. Io ecco me lo reso, quindi se avete anche da fare una piccola riflessione su qualcosa, fate pure. L'avevamo chiamato tavola rotonda, l'incontro, certo, una tavola rotonda, ci sarebbe voluta una bella tavola grande, quindi non è rotonda, ma si può discutere lo stesso. Si può quella di Putin, non è rotonda, ma è ovale. Quindi ovale. Sono anche, insomma, delle vostre sensazioni, che ne so, ho sentito molti miei amici che hanno un po' di paura comunque di questa situazione, hanno un po' di ansia, perché come abbiamo visto la situazione sta peggiorando, quindi l'intervento dei paesi diciamo, della NATO è... Più che altro, ragazzi, avete la possibilità, dato che tutti ci stiamo fatti più o meno delle domande sulla situazione che sta succedendo, avete la possibilità innanzitutto di porre le domande a persone informate e non all'anziano del paese che ne parla al bar, e allo stesso tempo potete fare delle domande a gente che la situazione la sta vivendo sulla propria pelle, che ha visto la propria nazione da un giorno all'altro sotto un assedio, che ha parenti, ha famiglia, amici che si trovano in quelle situazioni, e quindi secondo me è un'occasione importante che dovreste sfruttare, perché so che fra tutti sarebbero tante le domande che vorremmo porre in questi casi. Quindi non vi fate problemi, raga, tirate fuori qualsiasi vostro dubbio e cercheremo di rispondervi nella maniera più completa e esaustiva possibile. Raga, nessuna domanda è stupida, cioè c'è la domanda. Vai Giulio, vai giù con me. Non mi cogliono tanto.
Sono Emma Raffanelli del primo BFM e chiedo se questa guerra potrebbe diventare mondiale. Allora, quello che sta succedendo, cioè voi vi siete interrogati perché i missili russi, comunque l'artiglieria russa ha preso di mira un ospedale, ha preso di mira i civili, cioè che tipo di operazione sta facendo Putin con questi atti di guerra contro persone inermi, perché non parliamo di di carri armati che si scontrano, non parliamo di soldati in trincea che affrontano un altro esercito. Che cosa sta facendo Putin in questo momento? È uno sterminio. Sta facendo uno sterminio, ma chi sta testando? Sta testando la comunità occidentale, sta testando il livello di resistenza dei paesi occidentali, della NATO in particolare, dell'Unione Europea, ma soprattutto degli Stati Uniti, e sta testando la neutralità della Cina per capire fino a che punto il mondo occidentale può tollerare uno sterminio, come hai giustamente detto. Ovviamente questo limite se si dovesse superare questo limite, l'alternativa sarebbe ovviamente, se dovesse esserci un intervento militare da parte del mondo occidentale, quindi sotto l'egida, non sotto l'egida dell'ONU, perché poi vedremo che lì la situazione è molto complicata, la NATO potrebbe fare qualcosa, o alcuni, o l'Unione Europea o gli Stati Uniti, insieme agli Stati Uniti autonomamente, ma una reazione che sia di un altro paese, oltre eccetto l'Ucraina, scatenerebbe sicuramente una guerra di dimensioni mondiali. Quindi la possibilità c'è, vi confortano due aspetti, e poi sentiremo anche la collega cosa ne pensa. Il primo aspetto è intanto il tentativo che oggi la diplomazia, innanzitutto dobbiamo anche capire che la diplomazia non ha la velocità dei proiettili, purtroppo. La diplomazia, come la politica, dei tanti che sono incompatibili con la vita reale. Questo ce lo dobbiamo dire tranquillamente. E questo sta... il risultato sono vite umane, purtroppo. Ma la diplomazia ha i suoi tempi. Se vogliamo scongiurare un conflitto mondiale. Quindi, l'incontro che oggi ci sarà tra il ministro degli esteri russo, che è il capo della diplomazia, il ministro degli esteri ucraino, in un territorio neutro come quello della Turchia. Guardate, questi paesi sono paesi strategici, sono fondamentali, perché un paese come la Turchia, che è neutrale, come Israele, cioè sono tentativi veri sui quali possiamo porre fiducia e forse anche qualche preghiera, di qualsiasi tipo, non necessariamente religiosa. E quindi questo è un aspetto che ci potrebbe, diciamo, creare una svolta, sempre che anche la parte, sempre che le due parti si incontrino, perché è chiaro, ci sono dei territori contesi, però è ovvio che per l'Ucraina, per il popolo ucraino e per il leader ucraino è inaccettabile quando Putin dichiara che di denazificare l'Ucraina, cioè parla di Ucraina e di russi come di unica nazione. E chi si ricorda bene questo concetto sa che commette un errore fondamentale dichiarando una cosa simile. Ucraini e russi sono due nazioni distinte, lo sappiamo, perché poi magari lei ci saprà dire qualcosa di più su questo aspetto. Quindi no, è inaccettabile, però un accordo si può essere, ma è ovvio che entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosa. In questo momento la posizione di Putin è molto aggressiva, sembra inamovibile, e lui sta facendo il tutto per stuzzicare la comunità internazionale, per testare il suo grado di sopportazione di questi eccidi che sono in corso. L'altro aspetto, appunto, è oggi il vice premier americano Kamala Harris sarà in Polonia, quindi anche questo fatto che comunque l'America si sta muovendo, ma si sta muovendo sul fronte diplomatico anche questo grande paese, può essere un altro elemento di speranza. È ovvio che
dietro questa aggressione c'è una frustrazione di base del leader russo, cioè non veder riconosciuta la Federazione Russa una potenza importante come Stati Uniti e Cina. E dietro questi desideri di egemonia e di imperialismo ovviamente poi si nascondono delle insidie che sono terrificanti, che sono in parte già cominciate ma che potrebbero poi evolversi in un conflitto ben più grave e ben più esteso. Se vuole aggiungere qualcosa? Ma c'è poco da aggiungere perché è una situazione che cambia costantemente, no? Oggi c'è appunto l'incontro ad Antalya, che è una bella località turistica, e speriamo che diventi anche magica in qualche modo. Questo è l'augurio di tutti. È chiaro che la comunità internazionale, proprio per evitare un terzo conflitto mondiale che sarebbe disastroso per tutti, perché è un conflitto mondiale, vuol dire che sarà un conflitto atomico. E quindi la comunità internazionale si muove in modo molto molto cauto, anche sulla proposta della Polonia di spostare gli aerei molto vicini lì al territorio ucraino, e non è stata stata respinta anche dalla NATO, proprio per evitare anche piccoli movimenti che potessero allarmare ulteriormente la Russia. Queste sono situazioni da gestire con estrema cautela, e come muovere i bicchieri di cristallo. Quindi la comunità internazionale in verità si muove molto sul piano della solidarietà. E quindi sul piano della solidarietà si è creata una lunga catena. Sul piano delle armi il problema è diverso, e bisogna cercare di resistere il più possibile alle provocazioni. Un'altra provocazione, oltre che a questa del bombardamento sui civili, c'è stata giorni fa con l'attacco vicino alle centrali nucleari, perché anche il pericolo di far scoppiare una centrale nucleare è un pericolo che allarma molto la comunità internazionale. E ci abbiamo ancora molto vivo il ricordo del disastro di Chernobyl, che è accaduto proprio in quei territori. E la settimana scorsa c'è stato un incendio nella centrale nucleare che è la più grande d'Europa, e Putin, è vero, sta testando la capacità di reazione, però è anche rimasto tanto solo. È rimasto solo perché le sanzioni questa volta non sono state sanzioni solo simboliche. E se ci avete fatto caso, la borsa di Mosca è tuttora chiusa per evitare il default, perché loro sono vicini al default, e quindi è una situazione veramente veramente complicata, e speriamo che non ci siano passi falsi, e speriamo che la diplomazia anche nella sua lentezza riesca ad operare. Qualcun altro, un'altra domanda? No. Sì, portati domani. Allora, qual è stata l'utilità della NATO da quando è nata fino adesso? Ci siamo andati giù leggero. Allora, la NATO innanzitutto è un trattato, e come tutti i trattati, chi ha fatto un pochino di diritto internazionale sicuramente lo saprà. La lingua lo fa meglio degli altri. Beh, sì, noi esatto. Ragazzi, se ci sono, c'è anche un problema, quando loro penso possa essere
molto interessante. Ho inserito qualcosa anche per veramente prevedendo questa domanda, ho inserito ciò che è stato, cosa ha fatto la NATO finora, cioè gli interventi più importanti. Comunque dicevo, essendo un trattato, ovviamente la NATO innanzitutto vincola quindi solamente gli stati che l'hanno firmato, che sono 19, è stato firmato appunto nel 49. Si impegna a risolvere pacificamente le controversie, questo lo sappiamo, insomma, in caso di fallimento agli sforzi diplomatici, ma il potere di militare di intraprendere operazioni di gestione dell'elettricità. Le operazioni però devono essere condotte in base alla clausola di difesa collettiva presente nel trattato, ovvero il comandato delle Nazioni Unite, da soli o in collaborazione con altre organizzazioni internazionali. Qual è il programma? Le Nazioni Unite hanno le mani legate, perché? Perché la Russia, in quanto vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, fa parte dei Magnifici 5, cioè dei 5 stati fondatori. E quindi per deliberare il Consiglio di Sicurezza, ovviamente, che è l'unico organo dell'ONU che potrebbe eventualmente deliberare un intervento della NATO. Però serve l'unanimità, quindi basta un veto, e ovviamente la Russia non è che può accettare che poi sia, diciamo, che la NATO intervenga contro di essa. E quindi, diciamo, il problema è che ci sono delle situazioni che a livello internazionale della politica, tutti gli organi, anche quelli internazionali e fondamentali come l'ONU, hanno ovviamente dei tempi, e questo purtroppo è a volte inconciliabile con la velocità di altre questioni, soprattutto quando il conflitto è già in corso. Qualcosa fatto, potrebbe fare molto di più, ma sono solo 19 i paesi che fanno parte della NATO, e dell'ONU ne fanno parte quasi 200. 193. Ti dico dell'ONU, l'ONU al Consiglio di Sicurezza ha i 5 paesi vincitori del secondo conflitto, la Russia mette il potere di veto e quindi l'ONU governa attraverso il Consiglio di Sicurezza, e se una potenza vincitrice mette il potere di veto, blocca qualunque tipo di intervento. Però l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipano 193 paesi su circa 200 del globo, ha votato con 143 paesi, quindi una maggioranza più che schiacciante, ha votato contro questo conflitto. Ed è una presa di posizione molto importante, anche se non può essere operativa. Però ritrovarsi isolato nel pianeta comincia a essere pesante per la loro economia, e poi sarà pesante anche per la nostra, perché purtroppo le sanzioni hanno conseguenze sì per il paese sanzionato, ma purtroppo conseguenze anche per i paesi sanzionatori. E poi ti dicevo che la NATO è comunque un patto importante. Intanto si trova nel cuore dell'Europa, perché la sua sede è a Bruxelles, e diventa un deterrente, no? Perché è vero che si controlla molto nei suoi movimenti, perché è pericoloso anche. È pericoloso per quello che dicevamo prima, per lo scoppio di un conflitto, però c'è con le sue basi e con le sue armi, e quindi i paesi che ne fanno parte sono fra di loro concatenati e si proteggono anche a vicenda. Del resto l'Ucraina ha chiesto l'ingresso nell'Unione Europea, non fa parte della NATO, ha chiesto la no-fly zone, ma del resto questo la NATO finora non l'ha concesso né lo può concedere, perché sarebbero atti indiretti di dichiarazione di guerra, e quindi, come dicevamo prima, la cautela è doverosa, necessaria, indispensabile, anzi direi, in questi momenti. Quindi è un fatto importante,
e considera che è nato nel dopoguerra, quando le conseguenze del secondo conflitto mondiale si sentivano molto forti, a scopo difensivo, e speriamo che sia sempre così. Sì, nel 1995 infatti c'è stato il primo vero e proprio intervento, è stato fatto sempre a difesa delle popolazioni oppresse, è stato fatto in Bosnia-Herzegovina, la sua prima importante operazione di gestione di una crisi. Poi ci sono altri passaggi importanti, appunto il 91, la guerra nel Golfo, e gli ultimi passaggi sono più platonici. Nel 2001, quando c'è stato l'attacco alle torri gemelle, la NATO invocò l'articolo 5, cioè quindi diciamo l'intervento armato, e poi nel 2003 diciamo, è stata ha coordinato anche le operazioni in Afghanistan per il controllo della, diciamo, della missione di pace, della forza di pace. Ci sono due aspetti che forse vanno anche sottolineati. Il fatto che Putin abbia deciso l'attacco è terminata la tregua olimpica, cioè finite le Olimpiadi invernali. E poi c'è qualche osservatore politico ben più informato e preparato di me che sostiene anche che il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan abbia in qualche modo fatto maturare in lui la possibilità che forse la gestione attuale degli Stati Uniti fosse meno bellicosa, non dico più debole, perché poi non essere belligeranti non vuol dire essere deboli, ma che potesse avere più spazio per manovre militari, per dimostrare agli Stati Uniti e a Cina e anche al Giappone di essere una potenza al loro pari. E questi sono aspetti che poi pesano nella psicologia di un personaggio che è solo al comando. Vedete ragazzi, cioè, nel primo dopoguerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, c'è stato un primo tentativo. E se rileggo, diciamo, alcuni passaggi anche storici e critici su quello che è successo dopo la prima guerra mondiale, cioè quella nascita di della prima organizzazione internazionale, possiamo dire in embrione, che era la Società delle Nazioni, è stata istituita, l'hanno promossa gli Stati Uniti, ma poi in realtà non ne sono mai entrati a far parte. E secondo voi, dopo la prima guerra mondiale, il suo scopo qual era? Lo stesso, diciamo, simile a quello dell'ONU, cioè una delle missioni era quella di garantire la pace nel mondo. Ovviamente è stato un fallimento totale, visto che poi nel 1939 è scoppiata la seconda guerra mondiale. Quindi, memori di questa esperienza, nel secondo dopoguerra è nata l'ONU. Quindi, diciamo, l'auspicio è che, ma sono inquietanti i ricorsi storici purtroppo, che l'ONU, per come è organizzata, riesca in qualche modo a bloccare questa deriva. È ovvio che aver approvato, fare una dichiarazione da parte dell'ONU ha un valore che a livello pratico è abbastanza platonico, però quello che può fare e quello che possono fare anche i leader politici illuminati è quello di condizionare, quantomeno comunque di informare sì, l'opinione pubblica e di formare l'opinione pubblica, perché su questa è la parola, è la cosa che in questo momento abbiamo, l'arma che abbiamo a disposizione tutti gli stati, tutte le menti illuminate, non a caso anche un capo religioso come Papa Francesco ogni domenica addirittura si è recato pur dolorante nell'ambasciata russa nel Vaticano lo stesso giorno in cui c'è stato il primo attacco, quindi il 24 febbraio. Ma è ovvio che rimangono sempre parole che possono condizionare, possono confortare, però poi a livello pratico contano i fatti, e quindi probabilmente la speranza che dobbiamo, su cui possiamo contare è quella che qualche oligarca, qualche consigliere e primo di tutti il ministro degli esteri e capo della diplomazia russa possa portare avanti una trattativa innanzitutto ricevibile, perché bisogna anche capire, cioè le trattative si concludono se le parti si incontrano a metà strada, quindi significa, voi le studiate anche dal punto di vista economico, cioè una trattativa si conclude quando le parti si incontrano, quindi quando l'una e l'altra rinunciano a qualcosa.
però è ovvio che l'Ucraina non è che può rinunciare alla sua sovranità, anche perché è uno Stato riconosciuto, anche se nella sua, diciamo, nella mente di Putin, ovvio, lui gradirebbe avere al posto di Zelensky un fantoccio, cioè alcuni osservatori politici di geopolitica sostengono infatti che il suo obiettivo è anche quello di, ovviamente non di cancellare l'Ucraina come lui vorrebbe, ma comunque di dare un peso politico inferiore, sicuramente non questa visione aperta, democratica che sta dando il leader Zelensky, appunto agli ucraini. Ovviamente a lui disturba molto il fatto che l'Ucraina sia un paese democratico, visto quello che sta succedendo con il dissenso a Mosca, cioè per garantire, questo mi ricorda un po' anche diceva i sultani, cioè per garantire il potere, essendo un paese grande, anche nelle zone periferiche, l'unica via è l'assolutismo, cioè l'unica via è la repressione di ogni forma di dissenso. E questo nel 2022 stride molto con, diciamo, il livello culturale, sociale, civile che la maggior parte dei paesi hanno raggiunto. Ovvio che a lui dà fastidio molto che in Ucraina ci sia libertà di manifestare, libertà di pensiero, libertà di associarsi, tutte quelle libertà che per noi sembrano scontate, ma come vedete in realtà scontate non sono. Quindi apprezziamo ancora di più i contenuti della nostra bella Costituzione. No, volevo dire che Putin merita Zelensky perché comunque lui prima di essere eletto faceva uno show comico che prendeva in giro i vari politici. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lilia Varila e frequento il primo tour e vengo dall'Ucraina. Questa situazione comunque ha scosso abbastanza sia i miei coetanei che la mia famiglia. Devo dare un piccolo accenno che comunque questo conflitto non è iniziato da 24, però c'era comunque presente dal 2014 con l'occupazione della Crimea. E infatti io sono venuta qua in Italia per questa cosa, per scappare comunque dalla guerra che c'era già da prima. Quando ho saputo questa notizia, cioè c'era la settimana flessibile e la mattina mia madre mi sveglia e mi dice: guarda, lì è iniziata la guerra. E lì è stato proprio uno, cioè proprio mi si è spezzato il cuore a sentire questa notizia, perché hanno bombardato anche Ivano-Frankivsk, dove sopra si trova Leopoli, dove abito io, quindi hanno praticamente spianato la mia famiglia. E poi Kiev, che come sapete è la capitale dove le persone comunque si sono rifugiate in questa metropoli. E sinceramente a me mi dispiace molto che le persone devono, cioè che poi questa cosa è successa alle 4 di mattina, quindi comunque le persone non se l'aspettavano, e vedendo questo impatto di bombardamenti è stato orribile, cioè non c'è altro modo per descrivere comunque questa cosa. Ci sono anche delle informazioni false che danno ovviamente su internet. Volevo soltanto informare che comunque molti uomini ucraini che vivono all'estero stanno tornando tutti in Ucraina per combattere, come ad esempio mio zio e mio padre. Dovrebbero andare anche loro in guerra, quindi non lo so adesso. Poi ieri è arrivata un'amica di madre con sua figlia a casa nostra per salvarsi appunto da questa situazione. E poi basta, adesso non so come procederà tutto questo. Scusa, tuo padre è già partito oppure è intenzionato a partire? Perché è stato richiamato dalle autorità o lo fa lui? Perché mio padre adesso è in America per motivi di lavoro, però lui era militare prima e è abbandonato, e infatti adesso lui con altri suoi uomini che vivono in America dovrebbero tornare appunto in Ucraina. Volete fare domande anche a loro magari?
Volevo appunto chiedere, dato che comunque hai persone che conosci lì in Ucraina, come si comportano? Cioè vogliono venire qui in Italia, cercano di venire oppure vogliono restare lì? Cioè come... Allora, no, stanno scappando molto comunque dall'Ucraina. Vai anche lei Ucraina, anche lei, eh? Dopo quando ha finito di parlare lì che fa? Sì. Come ho detto prima, stanno scappando molte dall'Ucraina e mentre ci sono camion e furgoni dove prendono di solito le donne con i bambini e le portano via mentre rimangono gli uomini per combattere appunto. E, quindi sì, stanno scappando molti perché non credo che ci sia l'intenzione di rimanere comunque in Ucraina. Allora, buongiorno, io sono Angelina, faccio il quinto di tour. Ti sente? Devi parlare un po' più forte. Allora, io sono nata in Ucraina e sono venuta qua con mia mamma e mia nonna, quindi ho tutti i parenti, tutti là. E l'altro ieri è stato richiamato mio padre in guerra, quindi stiamo cercando di far venire qua magari le donne con i bambini, quindi zii, cugini, per cercare insomma di salvarli, anche se sì, molti scappano, però molti non se la sentono. Quindi io vedo tipo mia zia che non vuole venire perché mio zio è tornato in guerra e quindi non se la sente di lasciarlo. E allo stesso tempo anche i figli non se la sentono di venire qua perché non vogliono lasciare la mamma. E quindi è abbastanza pesante. Poi io abito a Cernozzi, che è una piccola città vicino a Ivano-Frankivsk, e là la vivono, cioè non è stata attaccata, per fortuna, se così la vogliamo chiamare, però comunque è comunque a rischio, difatti spesso scattano le allarmi e quindi di conseguenza si nascondono. Posso chiedervi una cosa grande, cioè, da quello che magari avete sentito anche dai vostri genitori, che tipo di sentimento c'è rispetto per esempio ai cosiddetti territori separatisti, cioè, che fanno parte geograficamente e politicamente dell'Ucraina, ma che ovviamente l'Unione Sovietica, diciamo la Russia, scusate il lapsus, vorrebbe diciamo quantomeno rendere indipendenti, ma perché poi si tratta di territori anche strategici dal punto di vista economico e commerciale. Lo vedo con insomma la mia famiglia, poi magari gli altri la pensano. Io lo vedo con la mia famiglia, però magari anche gli altri, non lo so, magari la pensano diversamente. Vedo mia mamma che comunque dice che sono comunque tutti fratelli, cioè nel senso l'Ucraina prima era russa, quindi di conseguenza sono cresciuti insieme e quindi non la vedono tutta questa differenza. E quindi ovviamente la vivono male perché è come, cioè, si sentono attaccati da coloro con cui sono cresciuti. Però sono situazioni un pochino complicate. Tanta solidarietà a voi e a tutti quelli che si trovano in difficoltà e anche a chi soffre in Russia, perché anche i soldati russi soffriranno sicuramente, perché molti non capiscono neanche le ragioni dell'attacco, esatto. E anche loro hanno le loro famiglie, le loro mamme, le loro mogli, sì, che esatto, soffrono della guerra, perché la guerra è sempre da condannare. Io ho visto delle immagini terribili anche in televisione di chi rimane con proprio negli occhi la morte e la disperazione. Ieri sera hanno fatto vedere un'avvocatessa lì che è rimasta a Kiev e non riesce a comunicare col marito, non riesce a sentire il padre e lei resta lì con una sorta di sorda resistenza. Perché in alcuni punti infatti hanno staccato la linea, poi hanno tolto la benzina e infatti ieri nella città di Melitopol, credo si chiama così,
hanno distrutto, come dicevate prima, un ospedale, un orfanotrofio. E poi hanno distrutto un aeroporto che sta a Kiev e hanno chiuso praticamente tutte le dogane. Quindi è disperata la situazione, però per chi rimane lì, io c'era un'altra nostra studentessa che sta lì con la sua famiglia e non se la sono sentita di ritornare perché il padre sta lì a combattere. Le immagini strazianti che ha mandato la televisione di questi babbi, ce n'era uno che si era ritrovato con una macchina che gli aveva lasciato, non ricordo, il figlio, e con queste facce molto disperate, e che le immagini della guerra sono tristissime e non ci dovrebbero essere mai. Ma io ho una domanda per quelle zone lì del Donbass che sono state riconosciute, perché quando ci sono stati i bombardamenti, c'è stato il riconoscimento, non hanno festeggiato in una situazione così triste di guerra. Ah, io questo non lo sapevo che avessero festeggiato. L'hanno fatto così vedere in televisione e sono state immagini brutte, perché ecco, in un momento di guerra la festa è un pochino in contrasto. Esatto, poi il fatto che non vogliono lasciare la città ed è tutto comprensibile, perché comunque ci possono essere ricordi e che magari non si vogliono abbandonare la paura di perderli comunque. Infatti la mattina che è 24, un'amica di mia mamma che abita qua, che conosco anch'io, ce l'ha chiamata piangendo, perché comunque ci stavano i suoi genitori a Kiev, che per un periodo non riusciva a sentirli, cioè non si riusciva a contattare con loro. Avete altre domande? Magari altre domande, ragazzi, fate domande. Anche perché la situazione che stiamo descrivendo non è una situazione lontana, perché loro sono ragazze che frequentano questa scuola. Lei è più giovane di, penso, più della metà dei ragazzi presenti in quest'aula, e si sta trovando comunque a vivere una situazione scomoda che nessuno si augurerebbe mai di vivere vita sua, però deve affrontare la testa alta, lei come tutto il suo popolo, andare avanti e cercare di fare il più possibile per far finire questo sterminio. Lei, come a nome del popolo ucraino, a nome di tutti i ragazzi presenti in questa scuola, e con ciò terrei anche a dirvi della manifestazione di domani. Noi abbiamo, diciamo, l'abbiamo messa come giorno di assemblea, è stato per far partecipare più persone possibili, perché sappiamo che molti di voi si trovano spesso nella situazione di voler manifestare, ma non si possono permettere di fare un'assenza, motivo per cui abbiamo deciso di, tra virgolette, sacrificare l'assemblea di marzo per quella che secondo noi può essere una motivazione valida. Motivo per cui appunto chiediamo la massima partecipazione da parte di tutto l'istituto, anche perché è un'iniziativa alla quale hanno aderito tutte le scuole di Perugia, quindi ripeto, sarebbe bello vedervi anche domani mattina alle 9:30 in Piazza Italia. Io volevo aggiungere una cosa, so che ero, però vabbè. No, comunque devo ringraziare comunque voi e sia tutto i capitini che comunque avete fatto, cioè avete fatto questa assemblea, e anche per domani, per l'opportunità comunque di, cioè, di manifestare per cercare di risolvere il prima possibile questa cosa. Grazie a te. È un piccolo aiuto che possiamo provare a fornire, diciamo. No, apposta, volevo ringraziare comunque perché, per carità, la mia scuola dell'anno scorso non sarebbe mai, non avrebbe dato un minimo di attenzione a questa cosa, quindi sono molto contenta, grazie. Io volevo aggiungere una cosa. Volevo aggiungere
domani mattina c'è la manifestazione. È un momento anche quello di riflessione importante. Non usate però la manifestazione per stare a casa o non fare niente, perché sarebbe un'offesa grande a tutti quelli che stanno vivendo sulla loro pelle questa tragedia. Su questo ci dovete riflettere. Allora, se si deve condividere insieme, se si deve manifestare insieme per la pace, è una cosa buona e giusta da fare, però quella, non altro. Ecco perché noi facciamo tutto questo, intanto per riflettere su quello che sta succedendo e per dare solidarietà a tutti quelli che la vivono più direttamente rispetto a noi. Ecco. Dunque, sulle cause della guerra, vi siete mai interrogati su perché è nata? Perché se ne parlava anche prima, no? Qualcuno di voi vuole dare una risposta a questo? Scusa Marina, volevo salutare e ringraziare che ci ha raggiunto anche la nostra collega Stefania Calzolari del Dipartimento di Diritto e dell'Economia Politica. Ciao Stefano. Mi aiuta a darsi man forte. Beh, c'è anche la collega Boldrini, c'era anche un'altra collega prima, tutti ci possono dare man forte. Ovviamente. Ma insomma ce lo dobbiamo dare tra di noi, perché non è che, ve l'avevo detto, questa era una tavola rotonda proprio perché non ci devono essere schieramenti contrapposti, e assolutamente questo no. Ecco, quindi... grazie a tutti intanto. Ecco, e sulle ragioni della guerra io vi dicevo, perché guardate, c'è da riflettere. Una ragione della guerra è proprio l'avanzata della democrazia, eh? È l'avanzata della democrazia che spaventa molto la frontiera di cui parlavamo e di cui vi accennava anche prima il collega. Se voglio... Io, raga, non mi piace essere ripetitiva, però voglio farvi capire una cosa. Io spero che questo incontro vi sia servito per riflettere, comunque, sia che finché una cosa non ci tocca, non gli diamo interesse. Però voglio che comunque sia vi mettete primo nei panni di queste ragazze, perché all'ingegnere che è in classe con me gli è partito il babbo per la guerra. Vorrei che un secondo pensaste quello che vuol dire. E Liria lo stesso, ovviamente. Quindi voglio che capiate appunto che una cosa non è che finché non ci tocca noi gli dobbiamo dare importanza, perché al di là che potrebbe venire o meno, spero no, una guerra mondiale, cioè io voglio che capiate che qualsiasi persona poteva essere al loro posto, qualsiasi persona poteva ritrovarsi la famiglia sotto le bombe, un padre in guerra, ragazzi, cioè io non so se voi capite che cosa significa nel 2022 mandare un padre o stare senza padre, ritrovarsi soli nel 2022 per una guerra. Io voglio solo che voi ci riflettiate, che domani sarebbe bello che voi mi presentaste appunto alla manifestazione. Non possiamo obbligarvi, ma l'abbiamo fatto appunto perché è una cosa, io è una cosa questa qua che ho molto a cuore sinceramente, forse perché sono empatica, l'empatia non è un lato caratteriale di tutti, però veramente raga vorrei che ci rifletteste 5 minuti, quello che cosa significa svegliarsi una mattina e sentire tuo padre ripartire per la guerra, la nostra città distrutta, non ci abbiamo più un tetto. Vorrei solo che ci rifletteste 5 minuti veramente. Dico una cosa, insomma, purtroppo per insomma sempre motivazioni legate al numero di persone abbiamo dovuto, diciamo, stringere questo incontro a poche persone, perché comunque sarebbe stato bello poter fare un'assemblea tutta la scuola, comunque, anche per dare un segno insomma di vicinanza totale. E per questo, insomma, perché ve l'ho detto, perché
voi che avete avuto l'opportunità, insomma, di sentire sia le ragazze, sia, diciamo, delle cause raccontate appunto dal professore, comunque degli aspetti un pochino più prettamente, diciamo, storici e non personali, come hanno raccontato le ragazze, vi capiterà di parlare con i vostri compagni, con i vostri amici di questa situazione. E perché è successo anche a me, alcune volte viene dato il peso alle cose sbagliate, insomma, quindi voi assistendo a questo incontro sapete, insomma, quali sono le cose importanti che veramente, diciamo, appunto contano. Ovviamente non è che si chiede di stare tutto il giorno comunque a pensare, oddio, insomma, purtroppo c'è chi lo fa per motivazioni varie, ma noi, diciamo, bisogna dare, insomma, un aiuto, per quanto piccolo, bisogna comunque dire le cose come stanno e dire le cose giuste. C'è qualcuno che vuole parlare? Qualcuno ha una domanda? Dire qualcosa, anche un pensiero. Un pensiero? Io volevo farvi riflettere sulla situazione e sul racconto che ci ha fatto Angelina rispetto al padre che parte per la guerra. Cioè, a me suona, siccome ho fatto fare ad alcuni studenti un lavoro di ricerca su chi la seconda guerra mondiale l'ha vissuta, cioè tornare a parlare di guerra, di queste situazioni, a me risulta paradossale, quasi imbarazzante, cioè da adulto, perché comunque di fronte ad un atto o terroristico o un atto di guerra come quello in corso, ma mi riferisco anche all'attacco alle torri gemelle del 2001, quando si arriva ad una esplosione, a un gesto estremo come questi, che sono i più eclatanti degli ultimi 20 anni, c'è sempre il fallimento della politica, non solo della diplomazia, prima di tutto della politica, perché proprio in queste origini, in queste cause, allora nella progressiva contrapposizione del mondo islamico e del mondo occidentale, cioè comunque ci sono stati fatti continui errori di valutazione, ovviamente anche nel rapporto rispetto agli Stati Uniti, l'Afghanistan è una questione molto intricata quella, però comunque alla base c'è sempre un allontanamento tra culture, tra mondi, che poi porta o una sottovalutazione di certi aspetti, così come in questo, diciamo, contrasto, in questa crisi russo-ucraina che poi è sfociata in questo conflitto, c'è sicuramente stata anche da parte della comunità internazionale occidentale una sottovalutazione anche di quelle che potevano essere le inquietudini della Russia rispetto a certi territori e ovviamente anche la posizione dell'Ucraina, è chiaro. Oggi io sento il presidente Zelensky fare appello continuamente alle forze occidentali, no? Vorrebbe l'intervento aereo, ma voi sapete che se la NATO fornisse gli aerei all'Ucraina, perché al momento l'Ucraina non ha più, diciamo, l'artiglieria aerea, non è un termine giusto, insomma, comunque non ha a disposizione velivoli militari, se glieli fornisse l'Europa o comunque attraverso la NATO, voi capite che a quel punto è come, diciamo, innescare, proprio pigiare il tasto della terza guerra mondiale. Quindi per questo ovviamente va assolutamente evitato. Quindi a chi si chiede magari perché gli appelli di Zelensky cadono nel vuoto, cioè, non cadono nel vuoto, si cerca di lavorare, la diplomazia sta cercando di lavorare per evitare questo conflitto, l'allargamento di un conflitto, se oggi, considerando che la Russia è una potenza nucleare, sarebbe una rapina mondiale, cioè di proporzioni planetarie, diverrebbe una guerra inimmaginabile dal punto di vista delle conseguenze. Per quanto riguarda le origini, avevamo preparato anche delle slide io e il professore, e lì ne trovate una: la crisi ha origini lontane. È vero che ce l'ha lontane le origini, ma senza andare proprio troppo lontano,
il crollo del muro di Berlino nell'89, e quella è diciamo una origine lontana, ma oltre a quello anche lo scoppio della centrale di Chernobyl, che ha moltissimo destabilizzato il regime di allora di Gorbaciov. Lì ci sono riportate tutte le tappe che hanno portato piano piano a questo conflitto. Quando c'è stato il crollo del muro di Berlino nell'89, lo scoppio della centrale di Chernobyl nell'86 e poi tutta quella crisi di quella zona si è protratta per lungo tempo e ha notevolmente destabilizzato il governo, e da lì è nata quella si è dissolto l'URSS ed è nata quella che si chiama Comunità di Stati Indipendenti, di cui l'Ucraina faceva parte, da parte. E l'Ucraina ha conquistato la sua indipendenza, è stata riconosciuta come Stato sovrano, ma la democrazia però non si inventa. La democrazia si costruisce, è un esercizio. E si coltiva e ha bisogno di essere coltivata. E quindi non è stato facile per questi paesi trovare subito un loro equilibrio, perché hanno sì eletto democraticamente con l'esercizio del diritto di voto i loro presidenti, ma a volte sono stati filo occidentali, a volte filo russi. Si è incuneata anche la corruzione, e insomma per arrivare a un punto di equilibrio ci vuole tempo. Certamente l'Ucraina attualmente è stato democratico, è stato sovrano, è stato riconosciuto, vorrebbe entrare nell'Unione Europea, è in fila per l'ingresso nell'Unione Europea, e quindi ha attivato tutto un processo per far parte delle democrazie occidentali, e questo indispettisce il confinante, perché la stessa configurazione geografica fa riflettere, fa pensare. La Russia non ha confini montuosi che la difende, è abituata dal tempo degli zar ad avere stati cuscinetto a protezione dei suoi confini, e quindi si sente più minacciata, e quindi la conformazione geografica insieme a questo amore per la democrazia dei paesi confinanti, che prima facevano parte dell'URSS, e questo ha notevolmente destabilizzato, ma forse destabilizzato anche psicologicamente, un uomo abituato ad esercitare il potere assoluto senza contrasti. L'anno scorso con una mia classe avevamo analizzato il caso di Navalny, del dissidente sovietico, perché nei paesi dove non c'è l'esercizio della democrazia, quella diventa un tarlo che infastidisce notevolmente. E Putin purtroppo in questo periodo è anche come invasato, si trova a un'età ormai abbastanza avanti, e quindi il suo desiderio, il suo sogno sarebbe quello di ricostruire lo Stato così com'era prima del crollo di tutto. E però le condizioni politiche anche degli altri Stati sono cambiate, e come dicevamo prima,
lui si trova molto isolato in queste sue scelte. E la stessa Cina, come dicevamo, è abbastanza tirina e non si è schierata così a suo favore come ci si aspettava. Ecco, la situazione certamente è una situazione complicata, in cui si districano male anche geopolitici molto navigati. Non è facile dare delle risposte, è molto più facile fare le domande in queste situazioni, però ci si prova e si impara anche a riflettere, e noi impariamo a riflettere anche dalle vostre domande, perché sono anche uno stimolo per approfondire temi di cui magari non si parlava. Adesso sì, perché anche i media ne sono pieni, non eravamo così abituati ad affrontarli in modo più specifico. Sì, ho saputo appunto, ho detto Andrea, che appunto abbiamo anche un po' più di tempo, quindi se... Abbiamo allungato sì, un po' Sì, abbiamo allungato fino a orario da destinarsi. Ovviamente non è che vi rimandiamo in classe a mezzogiorno e mezzo, però... Nel senso, se rientrate alle 11.40 non è un problema. Alle 11.45 è la verifica mezzogiorno. No, non mi preoccupo. Ci sono altre domande? Se no andate in classe se ci sono altre domande, se no... Ma anche se le colleghe vogliono intervenire, no? Se il prof vuole intervenire... Se la prof vuole fare intervenire... Io poi volevo dire solo una cosa su quello che sta facendo l'Umbria, intanto per l'accoglienza, che è un aspetto molto, molto importante. Già ieri c'è stata la comunicazione da parte della Protezione Civile Regionale, ci sono per adesso già 300 posti disponibili nelle due province per l'accoglienza, sono le stesse strutture che accolgono i migranti, ovviamente sono state riconvertite e sistemate per accogliere anche i profughi che arrivano dalla guerra, dall'Ucraina. Ricordo che questi sono, ovviamente saranno i 300 persone che saranno accolte ufficialmente in queste strutture, ma in realtà sono tantissimi altri, gli ucraini che sono già arrivati privatamente, magari con mezzi privati o con mezzi pubblici, non con autobus organizzati, e che sono stati accolti da amici o parenti. Quindi c'è la macchina della solidarietà della nostra regione, è completamente in moto. E anche questo è un aspetto su chi si dovesse domandare che cosa posso fare, ecco, anche questo è un aspetto importante su cui interrogarsi. E sempre per tornare alla solidarietà, anche la nostra scuola si è prodigata per la raccolta fondi, quindi chi volesse partecipare lo può fare, e c'è il personale della biblioteca che è a disposizione. Una nostra studentessa ucraina invece è in collaborazione con la parrocchia di Madonna delle Grazie in via Caprera, e raccolgono indumenti, cibo, medicine, sempre da devolvere alle popolazioni. Quindi la macchina della solidarietà lavora a pieno ritmo, sia a livello istituzionale con la Protezione Civile, che a livello così più amatoriale delle singole organizzazioni che si muovono, ma sono tutte in collegamento, perché anche la nostra scuola i soldi che raccoglierà li devolverà alla Croce Rossa o all'UNCR, che è un organismo delle Nazioni Unite che si occupa delle persone che sono più in difficoltà. Quindi potete collaborare come ritenete più opportuno. C'è anche la possibilità del numero solidale con 2 euro. Comunque si compartecipa, e come si diceva, la somma fa il totale. E quindi se mettiamo tutto insieme si può meglio cercare di soddisfare i bisogni primari, perché molti
non hanno neanche le medicine, che sono un bene prezioso. No, io scusate, non pensavo di intervenire, nel senso, però una cosa mi sento di dirla, anche perché in seconda ora con la professoressa Scottini, che con me abbiamo fatto un'ora di educazione civica ascoltando la testimonianza di due ragazzi afghani che sono arrivati da Kabul e sono nella mia classe, quando abbiamo visto le immagini della fuga da Kabul quest'estate. Quello che mi sento di dire è che forse la cosa che possiamo imparare da momenti come questi è non trattarci come estranei, cioè quello che succede agli altri ci interpella. E questo penso che la scuola possa essere un punto privilegiato, visto che ci sono così tante storie personali, così tante situazioni che si intrecciano con diverse realtà, in cui usciamo un po' dal guscio delle nostre così certezze, tradizioni, e a partire da quelle possiamo avere uno sguardo aperto alla conoscenza degli altri, perché l'altro è sempre un valore, e questo indubbiamente è qualcosa a cui noi siamo abituati perché siamo in un paese democratico, ma forse la storia ci sta dicendo che le democrazie spesso sonnecchiano su questo punto perché lo danno per scontato, e invece non è scontato, ragazzi, che si abbia la libertà di parlare, di manifestare, di ascoltare gli altri, le loro storie, e di aprire gli orizzonti della conoscenza. Questo è quello che la scuola, con questi rappresentanti oggi, i miei colleghi, la scuola tutta, dà a voi come opportunità. Non perdetela questa opportunità. Prima il ragazzo afghano diceva agli alunni di seconda: il tempo non si compra, il tempo è un diamante che va custodito. Studiate, studiate, crescete, perché noi siamo potuti venire nella nostra azione. Cioè, forse a noi a volte ci manca questa coscienza di dove siamo, e l'opportunità che abbiamo anche di alzare la voce, non in maniera ideologica, ma per difendere qualcosa che diamo per scontato, che scontato non è. Semplicemente questo, cioè... Grazie. Altre domande? Allora non lo dire questo, perché è una cosa bruttissima, già pensiamo, non lo dire. Non siamo qui per passare il tempo, siamo qui. Falini, prego. Io, cioè, adesso pensando a questo, mi dico come partirò. Cioè, io in questi giorni ci sono messo i panni di tutti loro, cioè vorrei partire un padre che si passa la terza guerra mondiale, se io vorrei partire mio padre, non vederlo, cioè mi sento un po' di più, una paura, cioè. Diceva prima la nostra ragazza, la nostra rappresentante, dice: io sono molto empatica, e c'è chi è più empatico ed entra subito in queste situazioni, che sono situazioni
veramente, veramente drammatiche. Quindi siamo fortunati, no? Perché la fortuna dipende anche da dove si nasce, geograficamente parlando, perché potevamo essere nati in zone in cui la sofferenza è quotidiana. E quindi uno deve essere contento di questo. Però siccome siamo fortunati, questa fortuna non va sprecata. Voi siete studenti e si diceva prima che è importante lo studio, è fondamentale lo studio, perché lo studio fornisce gli strumenti per decodificare la realtà, per non essere vittime di questi o di quelli, per capire, per comprendere, per rimettere le cose al loro posto. E se uno questi strumenti non li acquisisce, studiando, formandosi, e poi purtroppo questo è tutto tempo perso. Voi avete dalla vostra una cosa bellissima che è la gioventù. E in questo periodo si ha la speranza di un mondo migliore sicuramente, penso che sia in tutti voi, ma è un mondo che si costruisce. Ci vuole tempo, strumenti, capacità. E se non lo fate adesso, poi il tempo sfugge e magari non si ha più l'energia per poterlo fare. Ecco, quindi approfittate di questo. E questo nostro incontro deve essere proprio anche uno stimolo, magari ad ascoltare un pochino di più i telegiornali. No, a non usare soltanto il telefonino con queste risposte così immediate, che sono importanti, ma è importante la riflessione, la sedimentazione delle cose, ascoltare più pareri, perché non si vive solo nel presente, c'è il presente, ma c'è anche ieri e ci sarà anche domani. Non vi voglio fare un esempio perché poi, ecco, potrebbe essere anche malamente interpretato, però un nostro politico che è vittima dei social ci ha caduto un po'. No? E quindi questo è il mio invito. Per il resto l'incontro è stato bello, potete fare anche una prossima assemblea, istituto, ci sono tante cose, tanti temi su cui si può riflettere e riflettere insieme. Però per riflettere in modo incisivo bisogna prepararsi. E quindi io l'ho fatto uno sforzo di prepararmi su un tema, quello della geopolitica, che proprio non è che è proprio una mia specialità. Ma insomma uno sforzo l'ho fatto di ricostruzione degli eventi. Io ho preparato un PowerPoint e ci sono anche dei link. C'è anche una piccola lezione di Barbero che è sempre efficace. Ve lo potete vedere. Poi c'è anche la canzone di Sting, in verità, che ha ricantato dopo tanto tempo Russian, e ci possiamo anche lasciare con il suono di una melodia. No, una melodia sarà musica rotta, però è sempre. Volevo dire due cose, se non c'è nessuno di voi che vuole intervenire. La prima è che ovviamente sia la presentazione, nel senso che la collega aveva preparato, io ho aggiunto semplicemente alcune cose di attualità legate proprio alla giornata, e anche quella sul diritto internazionale. Se qualcuno è interessato, lo possiamo pubblicare anche sul canale YouTube. Ci possiamo fare un video, ci sono degli spunti, perché tanto tutti i temi non si possono trattare, e fare una lezione diventava anche noioso, no? No, non volevamo fare una lezione. Infatti io poi adesso l'ultima cosa che dirò è che mi ha fatto molto riflettere l'incontro con una ragazza argentina che avevo conosciuto a settembre a casa di un amico, e con cui avevamo parlato anche di politica, e comunque una persona molto attenta, diciamo, di orientamento
centro-sinistra in Argentina, quindi molto critica verso l'attuale governo. Quindi parlavamo, diciamo, d'ampio respiro a settembre in un clima di grande comunque serenità apparente in quel momento. L'ho rivista domenica, ci siamo un po' aggiornati e gli ho chiesto come avrai, ovviamente hanno contatti quotidiani con la famiglia in Argentina, come viene vissuta, no? Questa guerra, visto la situazione precipitata, eccetera. Ha detto, lo sai, noi la, va bene, la seguiamo dai media, vediamo sia una guerra, ma a noi per esempio colpisce molto di più la guerra che è in corso da anni in Brasile contro i nativi, nei quali, perché hanno un colore diverso da quello bianco, queste testuali parole, nessuno si è occupato. Quindi vuoi sapere qual è la mia reazione e la reazione della maggior parte degli argentini rispetto alla guerra in Ucraina? Ce l'hai presente l'emoticon di WhatsApp? È questa, eh? Vi concludo con questa, diciamo, questa, con un questo aneddoto, ma per dirvi come poi alla fine tutto è relativo e ogni verità è sempre temporanea, quindi anche la verità va coltivata come la democrazia. E non pensate che i diritti siano scontati. E quando e chi vota lo eserciti il diritto di voto. E quando gli altri voteranno, fate altrettanto. Perché per conquistare il diritto di voto le donne, per le donne è una cosa quasi inedita, perché 70 anni sono nulla rispetto a 70, poco più di 70 anni insomma, rispetto alla conquista. Quindi non voltate la faccia, non usate l'espressione ma tanto chi se ne importa, perché quando si usa questa dentro di noi, usiamo questa espressione, vuol dire o che l'errore è vicino, perché o si commette qualcosa di sbagliato oppure si lascia adito, si lascia spazio a qualcos'altro di più grave e più importante. Qualcuno l'ha fatto probabilmente, perché siamo in questa situazione, qualcuno l'ha fatto di magari alzare le spalle. Non noi che siamo cittadini, ma qualcuno che rappresenta noi o di altri stati, di altri paesi, o della comunità internazionale, qualcuno probabilmente l'ha fatto. Per concludere volevo dire che sono d'accordo con quello che dice Cecilia e la prof, che comunque voi siete molto, e altre persone siete molto fortunati, magari a non vivere questa situazione anche con il padre che deve andare in guerra o cose del genere, perché se, cioè, per farvi un esempio anche reale, che qualche giorno fa mio padre mi ha chiamato e mi ha detto, cioè mia madre mi ha chiamato, dimmi, passami Lilia, e gli fa e mi dice, guarda Lilia, papà deve andare in guerra. E sentirmi dire questo è stato proprio, cioè era un po' un'abitudine sentirmelo dire, ma ero piccola quando lo sentivo dire, quindi non capivo la situazione quanto era grave, mentre adesso è faticosa, e quindi niente, volevo dire soltanto che, cioè, volevo soltanto dire questo. Vediamo un ultimo aggiornamento, è in corso l'incontro tra i due ministri degli esteri ucraini. Stanno già allestando le sale per la conferenza stampa di entrambi i ministri. Incrociamo le dita, speriamo che ci siano dei passi avanti rispetto a questa grandissima crisi. Va bene, quindi insomma, ringrazio i professori, ringrazio soprattutto voi che avete seguito. Vi chiediamo anche di restare un pochino in più a voi studenti, perché bisogna insomma farvi vedere. Dovremmo farvi vedere un video che ha preparato Simone Riccioli. Non so se vi ricordate, è l'attore, quello che è venuto qua due mesi fa circa, a parlarci del suo film, e niente, era un video da vedere, ma. Quindi adesso facciamo appena la risoluzione dei problemi, ve lo facciamo vedere.